Arrivano dai giovani abruzzesi 97 idee progettuali che dopo una selezione potrebbero tramutarsi in legge regionale a beneficio dell'intera comunità nelle aree tematiche di polis e business e che saranno parte dell'agenda per il Sud da consegnare al Premier Monti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Pescara dal Presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi, anche dal Presidente della giuria che selezionerà i progetti, dal Presidente di Confindustria Chieti Paolo Primavera, dal Senatore Giovanni Legnini e dal Presidente della Commissione Commercio Emilio Nassu. Abruzzo Camp è una bellissima occasione per uscire dall'angusto confronto spesso minato dal tatticismo partitico, dice al microfono il governatore Chiodi. Guardi, intanto la cosa da sottolineare è che sarà un movimento giovanile, sono i nostri giovani, saranno i creativi, saranno quelli che si occupano con grande volontà anche di quelli che sono gli scenari politici dello sviluppo della nostra regione in termini politica, in termini di politica, alta politica, e quindi in questo senso sarà una grandissima occasione per misurarci e per presentare i progetti. Saranno dei progetti che presenteranno loro, ci sarà una commissione che li valuterà e vedremo quelli che poi passeranno i risultati. Però la cosa bella di questa iniziativa è che ha avuto già successi negli anni scorsi, è una iniziativa patrocinata ad altissimo livello, con un comitato scientifico di altissimo livello, sarà presente il sottosegretario Catricalà, sarà presente Gianni Letta, saranno presenti insomma cariche importanti istituzionali dello Stato, presenti e passate, e credo che sia una bellissima occasione di confronto e di coinvolgimento del mondo giovanile. A questi giovani vanno tutte le nostre attenzioni, perché sono veramente, al prescindere dalla politica, qui non c'è un discorso di politica di parte o politica di fazione, c'è semplicemente uno stimolo al mondo universitario, giovanile, di presentare idee per il paese. Inoltre è il primo think tank universitario italiano, composto da 20 giovani laureati under 30. Il presidente Chiodi ha poi evidenziato che ogni mutazione o processo di innovazione nasce proprio da un'apertura mentale. Verranno valutati cercando di valutare quelle che sono le idee più innovative, che possono avere anche degli aspetti meno, direi, teorici o idealistici, che poi magari diventano ideologici, con anche la concretezza e la pragmaticità dell'eventuale attivazione del percorso progettuale. Quindi ci saranno molto attenti alla concretezza, perché siamo ormai stufi di scenari desiderabili, utopistici, mentre invece abbiamo bisogno di scenari che siano soprattutto raggiungibili e praticabili.